Ciao, sono Mesna Rosca dal ristorante Pizzocchi in Val di Funes e oggi vi voglio presentare un bellissimo piatto grazie alla collaborazione di Despa e Sapori del nostro territorio. Facciamo un piatto di Pasqua che sono gli asparagi con l'insalata di tarassago e la salsa di quark, che è un formaggio fresco tipico della zona. Incominciamo subito con gli asparagi. Per primo pegliamo gli asparagi bianchi. Adesso taglio gli asparagi crudi a strisce. Per la salsa di quark usiamo anche le uova cotte, cipolla e il tarassago per l'insalata. Per la salsa incominciamo con le uova, togliamo l'albume dal tuorlo, aggiungiamo un po' di aceto di mele, un po' di sale, un po' di pepe e schiacciamo questo tuorlo e mescoliamo. Aggiungo il quark, è un quark alla panna che è un po' più cremoso. Metto adesso un bel olio d'oliva dentro per insaporire il nostro quark e alla fine trito questo albume a cubetti e aggiungo la salsa di quark e per la fine taglio fino fino i cipollotti e aggiungo al nostro dressing di quark. Ecco qui la nostra dressing o salsa di quark. Adesso abbiamo gli asparagi crudi, andiamo in una padella, mettiamo un filo d'olio d'oliva dentro. Mettiamo a rossolare questi asparagi crudi in padella. Di nuovo un po' di pepe, un po' di sale. Senti che profumo, appena hanno un po' di colore possiamo togliere adesso dal fuoco. Importante che rimangano belli al dente ancora. Tolto dal fuoco, adesso aggiungo questi fogli, quelli più grossi, di tarassago. Ecco fatto. Adesso mettiamo in mezzo al piatto questo quark. E sopra mettiamo questo asparago ancora tiepido. E per la fine metto un po' di tarassago, questi fogli piccolini piccolini sopra, che quello fresco leggermente amaro è molto piacevole a questo piatto. Ecco il piatto finale, insalata di asparagi crudi su una crema di quark e come abbinamento abbiamo un ottimo Silvana della cantina della Val d'Isarco. Buon appetito!